ce l'ho la richiesta. Un attimo, Kat, che facciamo arrivare i nostri followers. E poi ti chiamo. Facciamo arrivare tutte le persone che ci seguono, che ormai ci aspettano come appuntamento fisso alle 18:30. Allora, intanto che aspettiamo che arrivate tutti, facciamo il recap delle puntate precedenti, ok? Non si può skippare come su Netflix, ve lo dico. Allora, prima puntata abbiamo avuto la grande Angela Gianolla, che è stata acqua pura, freschissima, ha risposto a tutte le domande, super. Poi abbiamo avuto la Vignalona, abbiamo avuto Marco Melandri, il quarto ospite è stato Aradori, che purtroppo non siamo riusciti a registrare per un mio problema tecnico, perché ho chiuso prima la diretta, vabbè. Poi c'è stata Arianna Fontana, che ancora non ci ha risposto di quanto pesa con tutte le sue medaglie al collo. Abbiamo avuto Claudione, il mio amico, Mega Mahoney, Manuel Pascali nell'ultima puntata e adesso siamo pronti ad introdurre il prossimo ospite, che come ben sapete è Katrin Res. Adesso è qua, un attimo che se riesco a sbloccare il video. Vado a riprenderla qua, va. Eccola qui. Arriva. Era un po' agitata, ve lo dico, eh. Le ho messo un po' di ansia io così. Aspetta che c'è il sole, eccola. Eccola! Ciao Ciao a tutti! Kat! Ciao! Sei pronta? Allora, Vai, faccio partire la sigla. Così? sigla. Sì, c'è la sigla, certo. Così ti Ovvio. scaldi. Sei pronta? Vado, eh. Prontissima. Faccio anche lo stacchetto. Vai, Belina. Aspetta che adesso metti gli occhiali ed è subito sei più intelligente. Ah no, vedi che Hoppala! anch'io ce li ho. Hai visto? Ormai è una tecnica che usiamo un dito Cat. Vai, Ti spara. faccio la nostra prima rubrica, che è una serie di domande, che era nata come la quarantina, perché ne avevamo fatte una quarantina, però erano Ci troppe. sta. Quindi ci siamo ridotte, sperando che si riduca anche la quarantena, e ne abbiamo fatte solo 20. E sono ad hoc per ogni ospite. E ce Vai. le pone Giulia Ciavarella, le fa, ok? Mamma mia, vai. Lei, cioè, studia il tuo profilo, va, stalkerizza, vede cosa fai, e poi mi fa un po' di domande, Ok, ok? Sei pronta? yes. E intanto voi preparate le domande, Altre, perché 20 sono poche. eh? No, ma queste sono rompighiaccio. Standard, va Sì. bene, vai. Andiamo. Eurocup o scudetto? Beh, Eurocup. Passeggiata o film? Passeggiata. Passeggiata. Ciao basket o infradito? Ciaba. Ciao basket. Mandarini o clementine? Che la differenza io ancora non la Coi capisco. semi, coi semi, coi No, semi. coi semi tu? No, senza Ah, clementine. No, ok. no, però nel senso la differenza è quella. Ok, senza quindi. Sì. Giocare o allenare? Giocare fino a ieri, allenare da domani. Bella, bella. Mi ha fatto venire la pelle d'oca. Vabbè. Felpa con o senza cappuccio? Con. Cozze o vongole? Cozze. Cozze. Spiaggia o bosco? Questa è dura. Bella questa. Cavolo, vivendo nel bosco, però che c'è. La pineta. Ah, me la risolvi così, capito? Con la No, parola. così. Cioè, vabbè, Boh. dopo se ti chiedo Mare e pipistrello cane, montagna, dopo vediamo. se ti chiedo pipistrello cane, mi puoi rispondere così? Esatto, Spike, Ah, ci siamo che capite, insomma, più. compare. Esatto, più o meno così. Spagna o Russia? Spagna. Beh, Spagna. facile questa, dai. Jacobù o Gruda? Jacobù, perché Gruda non mi ha dato solo delle gran gomitate nel petto, quindi altro non Ricordiamo. so. Vabbè, Anche Isa, però Isa almeno era stata mia compagna di squadra. Gruda è una delle poche che ha 7 gomiti per ogni Esatto, braccio, cioè tipo ne ha uno per ogni. Però entrambe esatto. forti, entrambe forti. Yes. 14 o 22? 11.
ti frego il mio primo numero di maglia. Basta lunga o corta? Lunga. Davvero? Pizza bianca o rossa? Bianca. Questa dipende, però bianca. Game day. Ci pensi tutto il giorno o inizi a pensarci quando sei lì per giocare? Vi farò la stessa domanda quando anche tu avrai un figlio e dovrai fare una partita. Quindi Ok. non tutto il giorno, entro in palestra e ci penso. Beh, però io ti dico la verità, una volta ci pensavo tutto il giorno e È tipo con l'età, è con l'età, mamma, avevo sì. un cestino dietro la schiena che si caricava di ansia, di Di ansia, agitazione, paura, esatto. robe. No, no, basta, no, no, niente Adesso mi sono ansia. tolta lo zainetto e lo lascio. Brava. Ma Alle con giovani. Esatto. l'età si impara, diciamo. Con Sebastian, geometria o grammatica? Non è arrivato ad entrambe, cioè è ancora in seconda, quindi non fa né geometria né grammatica, E quando ci quindi arriverà? Ok. forse matematica. Sì. Piangi di più tagliando una cipolla o guardando un film? Aspetta che sta arrivando anche Sebastia. Vieni, Sebastia, vieni a salutare. È una mia amica, vieni. Vieni a Guarda, salutare Marzia, secondo me te la ricordi anche. la prima volta che l'ho vista era così a Faenza. Esatto, no, no, adesso è aspetta che sto sistemando le cose. Saluta. Eccolo. Ciao Seba. Intanto auguri di buon compleanno in ritardo. Chi è? È Sembro più. Marcella. Sono un po' invecchiata, ero più Eri giovane una piccolo, volta. piccolo, piccolo, piccolo quando la mamma ha giocato con lei. Sì, eravamo a Faenza. Sì. Sì, eri nano. Era proprio, eri nano. Sono quella Saluta. che c'ha i cani, sono conosciuta per quella coi cani di Fagli solito. vedere, Spikey, secondo me. No, non suona. No, non lo riconosce come cane, forse. C'hai ragione, Seba, non può Aspetta. essere Conosco indicata. te il cane. Sì, va bene. Ci vediamo dopo. Allora, giusto, piangi di più tagliando una cipolla o guardando un film? Sì. No, cipolla. Cipolla. Ah, Sì. preferiresti, cioè è meno peggio o preferiresti sbagliare un layup o non fare un box out? Ma per come sono io, forse il box out. Ok. Palla, questa è la penultima, eh. Palla spicchi o biberon? Era palla spicchi. L'ultima, Vai. autocertificazione o io resto a casa? Brava. No, io resto a casa. Sto a casa, altro non posso fare. Però l'autocertificazione forse ti servirà. Sì, mi servirà, è che non so quale stampare. A sto punto aspetto l'ultimo giorno a stamparla prima di uscire. Ma Quello che vuoi. vogliamo fare outing? Outing, vai, facciamo No, outing, se no. outing. Vogliamo dirlo? Vai, dillo. Ti lascio a te l'onore, Marci. Mamma mia, l'ho scoperto anch'io da poco. Ce l'ha tenuto nascosto, a tutti ce l'ha tenuto nascosto. Entro 10 giorni, speriamo, quindi Rullo di tamburi. si stamperà una nuova autocertificazione per... Per andare in un posto non bellissimo in questo momento, ma per Una far gioia. nascere un nuovo pargoletto. Avremo. Quindi mancano 10 giorni al termine. Siamo Sì, tutti più o meno. curiosi. Siamo tutti un po' curiosi di sapere se è maschio o femmina, ma sappiamo che è segreto e lo terremo segreto. Ma quando lo sapremo, se sarà una femmina, non vedo l'ora di vedere giocare Res, Yakobu e Ambi, le tre bambine prodigio se sarà femmina. Se Se no, sarà lo vedremo femmina, se una grideremo contro tutte. l'altra. Esatto. Vedremo, vedremo. Intanto qua ti salutano dal Portogallo, vedo. Dal Portogallo. Ciao Katrin, ti ho Ciao. incontrato nel 2001 in Portogallo, in un torneo. Interessante. In un torneo. Vediamo Ma io qua. posso vedere chi era. Ah, ecco questo. Ah, sì, Sì. adesso Poi l'ho visto. Ok. tutte le giocatrici di Serie A dovrebbero imparare i trucchi sul campo della Res. Che trucchi? Che Trucchi. trucchi avevo? Avevo trucchi. Trucchi, mi truccavo.
No, beh, la tua esperienza, insomma, il modo di stare in campo. Adesso mi sono arrivate delle domande qua sotto e te la mando così. Oh, mamma mia, che super tecno. Quando torno a commentare su Sky? Quando torno, quando me lo richiederanno, non lo so. Mi sono divertita un sacco. No, mi sono divertita un sacco. Aspetta che non ti sento più. Mi senti? Ci sono? Sì. Forse non più. Sì. No, mi sono veramente divertita un sacco, forse è la terza volta che lo sentite dire. Vediamo, speravo per quest'estate magari alle Olimpiadi qualche comparizione, ma dato che verranno rimandate, non lo so. Vedrò di farmi viva con quelli di Sky per vedere se hanno piacere ad avermi di nuovo con loro. Vedremo. Hai più tempo per lo svezzamento e Esatto, vedi, ah. tutto calcolato, precisa. Guarda, Mico si sta innervosendo, ha chiesto se tu ti ricordi di lui. E mi dispiace, ma no, anche perché sono passati un bel po' di anni e in Portogallo ci sono andata quella volta lì e basta, perché non ho fatto gran cosa in Portogallo, purtroppo. Mi dispiace. Però se I'm insomma, sorry, Mico. magari di vista. Magari. Sì, se lo vedo sicuro. Tanto io poi mi dimentico le persone così, purtroppo, sono un po' smemorina anch'io. Lui si Però. ricorda perché si era fatto una foto con te, quindi vedi. Ecco, Vedi. E se magari mi manda la foto, mi ricorderò di lui. bravo. Vedi. Altra domandona. Questa è bella, eh? Vai. Ma Qual è le la devo tua. leggere? Ah, le leggi te. No, questa Ok. ce l'ho perché l'hanno mandata non in diretta, ma. Ah, ok. Allora, qual è. Aspetta che tolgo il coso sul commento, così vedo le altre domande. Qual è la partita con la nazionale che ti ricordi con più soddisfazione e perché? Con più soddisfazione. Vabbè, quando abbiamo la partita a schio, che abbiamo Segnato il fatto canestro l'ultimo. dall'angolo a Beh, sinistra ed io c'ero sì, a vederti. e tu c'eri, sì. Sì, quella che alla fine ci ha fatto andare agli europei e quelli di Praga, quindi è stato, diciamo, un bel slancio. Anche perché in nazionale, purtroppo, sì, ho fatte tante di partite, ma da dire ne ho fatta una da super protagonista o comunque da dire soddisfazioni. Sì, mi ricordo anche quella contro la Svezia, ancora in Francia, che ho fatto magari la stoppata, cioè quelle azioni lì che ti restano, però partite in generale ce ne sono state belle, di belle tante, però dove magari mi sono piaciuta, fra virgolette, o che mi ricordo io delle azioni mie, sì, queste due, diciamo, ecco. Sì, l'emozione insomma più Sì, grande è stata. sì, sì. Poi vabbè, Anche giocare in poi, nazionale è sempre un'emozione, quindi sono cioè, tutte. vi ricordo il palazzetto che stava venendo giù praticamente, perché era lo scadere praticamente, o una delle ultime Sì, azioni. dopo da lì a poco è finita la partita e comunque Chicca che penetra ha fatto diciamo, ha fatto un risucchio. Quindi io ero lì in angolo, però ci poteva essere mille altri passaggi perché erano tutte lì su di lei, perché magari ci si aspettava che l'ultimo tiro lo prendesse lei, quello sì. E invece tac, Tec, tac. dalla mattonella. Esatto, perché è la tua posizione tac. Sì, diciamo che gli angoli li prediligo o li Infatti prediligevo. qua dalla mattonella di res allo scadere. Qua un'altra domanda. Vai. Durante la gravidanza o quando tuo figlio era appena nato, si parla di Sebastian, ovviamente, Questo perché ancora. Non hai mai pensato di smettere appena, insomma, in quel periodo, quando stavi riprendendo e comunque non avevi qualcuno che ti seguiva magari per la riabilitazione, cioè per, no, per rientrare e rientrare, non la La riabilitazione. riabilitazione post-gravidanza, questa mi manca. No, diciamo che durante tutta la gravidanza, cioè, nel senso, non mi era mai passato da dire adesso smetto. Poi, ovvio, gli imprevisti del corpo che cambia, il post-parto, sono sempre delle incognite, però diciamo che la mia testa era tornare in campo a giocare. Altra domanda, te la sparo lì, eh. Chiudo, eh. L'hai letta? No, perché non c'è. No, vabbè, te la leggo perché l'avevo messa, ma forse. Che ricordi hai di gara 5 a Ragusa? Il primo anno di Ragusa in A1, mi sembra il 2014, più o meno. Mamma mia. Quindi era. Sì, 2014.
Mi sa che mi ricordo tanta gente, palazzetto super pieno, un bordello, c'è cioè un'atmosfera, no, un bordello, un'atmosfera super, ma come tutte le finali poi giocate con Ragusa, perché non è stata, cioè diciamo che è stata la prima di una serie e si è creata quella rivalità bella, sana, anche fra palazzetti, fra tifoserie, quindi... da lì in poi, cioè, sono iniziate una serie di finali contro di loro belle da ricordare, ecco. Sì, anche perché era, insomma, una delle prime volte che le finali diventavano un pochino più agguerrite, diciamo. Sì. Intanto qua c'è un feticista, ma lasciamo, andiamo oltre. Intanto c'è anche la Caracciolo, sono io 11, no? È la Caracciolo, sì, che ha appena partorito. Auguri, auguri. È nata Alice. C'avrà il suo da fare, eh? Sì. Io avevo un'altra domanda di una, probabilmente una ragazzina. No, non lo so, non lo so. Qualcuno che conosci comunque, che diceva, fa ridere, però probabilmente tu capirai. Chiesa, Forse. puoi darmi un consiglio per togliere da casa l'odore del taleggio? E ti dico chi è, perché la segui. Bugta Oddio. 613. Vabbè, non è una ragazzina perché ha la nostra età, Marci. Però li porta E... bene, sembra Hai giovane qua. visto? Sì. No, ciao Adriana, intanto, si chiama Ecco. Adriana lei. E... No, beh, l'aneddoto è stata che è stata a Panè con una sua amica per Capodanno e loro sono abruzzesi, comunque sono giù di lì, metà Italia. Sono venute su e la cena prevedeva polenta e formaggio, giustamente, siamo in montagna. L'unica cosa che abbiamo deciso anche di fare il taleggio è per 4 giorni l'odore è rimasto e io Non molto c'era soluzione. simpaticamente. No, non c'era soluzione finché io non ho deciso di accendere un lanciafiamme, praticamente un cerino che è esploso. E vabbè, la scena è stata epica, però sì, possiamo capirla solo io e lei e i presenti perché stavo per incendiare casa. Però l'odore è andato via, quindi la soluzione l'abbiamo trovata. Ottimo, potremmo fare un tutorial allora nel Sì, prossimo video. con il lanciafiamma in casa. Magari vietato ai minori, perché ovviamente. Esatto, beh, quello ovvio, Comunque, scusa ovviamente. Adriana, giusto la ragazzina, scusate, guardate, non sembra giovanissima in questa foto profilo? Cioè, oh, Ma io lei è una mettendo young occhiali. inside. Vediamo, altra domanda è arrivata. Tac, vediamo se la Check, vedi. Ti vediamo. arriva? No, devo fare qualcosa io. No, no. Dice, delle lunghe italiane, chi trovi possa essere tuo erede? Oddio, io spero che non sia mio erede, ma che sia 10.000 volte meglio di me. E... Beh, diciamo che sia Kubai che Holbis, che Andrea stanno crescendo bene, quindi purtroppo di lunghe tante da nominare non ce ne sono. E so che magari il peso è su loro due, ma è di uniche due che possono dire e che sono già in prima squadra, che stanno dando il loro contributo, sono loro, quindi... Una con l'esperienza in America, l'altra adesso comunque con Schio facendo Eurolega, allenandosi anche con la stessa gruda che abbiamo menzionato prima, possono solo che crescere Intanto sperando ci ha che siano. salutato Chi è che ci saluta? E 78. chi è? Aspetta, dove? Qua, MRS78. Ah, è mio fratello. Cavolo. Cioè, ospiti di grande spessore abbiamo, eh? Sì, però non Thomas, l'altro. Vabbè, è sempre Res. Hai ragione. Uno dei res. No, che qua poi che stiamo creando assembramento, cioè. Sì, qua dopo fra un po' altro che autodichiarazione, dobbiamo Ti mandano via. giustificare. Allora, Esatto. una domanda per te inerente al college, per le giovani che ci stanno guardando e tutto il resto. È Sì. un'esperienza che. Aspetta, che mi sono girata. Vai. Bel tavolo, tra l'altro. È un'esperienza che consiglieresti, ovviamente penso di sì, vabbè, dopo ce lo dirai. Come fa una ragazza a poter accedere a un college e a potersi far vedere per accedere a un college, insomma. Beh, diciamo che adesso è 10.000 volte più semplice.
di quando ci sono andata io. E credo che quando sono andata io, le uniche due che eravamo di là erano io e eravamo io e Vavara. Quindi salutiamo anche Abi, ma non so se ci sta seguendo. E quindi, vabbè, lo consiglio, però non, diciamo che adesso dipende un po', perché forse anni fa, quando ci sono stata io, era più consigliabile, fra virgolette, perché comunque ti facevi una gran bella esperienza e per come era strutturato anche il campionato qua in Italia, dove c'era un gap di età più significativo, quindi per arrivare a giocare dei minuti in Serie A ci voleva qualcosa magari in più o comunque bisognava aspettare un po' di tempo. L'esperienza in America aiutava a magari fare quel salto di qualità per poi tornare dopo 4-5 anni, quelli che erano, con un'esperienza di gioco e di vita notevole. E adesso forse non è così consigliabile, anche se magari è più di moda. È consigliabile comunque perché fai un'esperienza di vita pazzesca. Che, ripeto, è diversa di nuovo perché sono cambiati proprio le modalità, anche solo il fatto che io non avevo il telefonino, quindi i miei li sentivo una volta al mese se andava bene. E c'è anche il modo di comunicare, il modo di vivere era molto diverso. Cioè adesso essere qua o essere in America, alla fine adesso siamo in quarantena, c'è Vale. gente che non è andata a casa, però i suoi li sente ogni giorno, li vede, cioè, capito, sono esperienze diverse, cioè, la vivi in modo molto diverso. E come gioco e come struttura, diciamo, cestistica, impari un sacco, impari a essere atleta, secondo me, in America, più di quello che magari puoi fare in Italia, ma per come è strutturata, lo sport in Italia, che non è uno stile di vita, diciamo, H24. Lì è H24, sei studente, sei atleta e lo porti avanti a pari passo, ecco. E ti insegna anche a responsabilizzarti. Sì. Sì, anche solo la mole di lavoro, il come stare in palestra. Cioè, io penso che, cioè adesso penso che molti mi hanno visto giocare, ma anche solo il fatto di come mi allenavo, come l'approccio della giornata per arrivare in palestra, per allenarsi, lì te lo strutturano proprio, cioè lì diventi consapevole e responsabile di quello che devi fare. Ecco. Che è una cosa che un po' manca alle nostre giovani ultimamente. Già, sì, Che quello però forse è un po'. speriamo di, non dico di trasmettere come se fosse una trasfusione, no? Cioè il fatto di anche fare queste interviste che facciamo adesso, ad esempio con te o con altre persone che hanno vinto un sacco, è un po' un modo anche di far sentire i diversi punti di vista, quello che uno ha messo, cioè quanto uno ha messo dentro lo sport per Certo. arrivare dove è arrivato. Cioè, non Sì, è che sì. tu sei arrivata in nazionale perché ti chiami Res, tu sei arrivata in nazionale perché ti sei fatta tante tante ore in palestra. Sì. E, insomma, questa è una cosa che deve essere un po' chiara a tutti, tutto qua. Qualcun altro ha delle domande qua sotto? Che continuo a vedere che arriva la gente. Ho visto anche delle nostre ragazze giovani. Ho visto c'era anche Larry. Ma ascolta una cosa, ma Dimmi. in questa quarantena io sto sclerando perché veramente, cioè, tutto il giorno devo far da mangiare. Cioè, io ci sono memoroso, quindi, beh, siamo in due. Però ogni volta devo colazione, pranzo, cena, fargli la merenda, cioè, è un lavoro a tempo pieno, eh. Cioè, Sì, io sto già. diciamo che dopo un po' c'è la giornata è tipo on repeat, cioè come se la mattina tu ti alzi, schiacci il repeat e continui. Se io adesso, vabbè, ho la fortuna di vivere nella casa grande dove c'è mio fratello di sopra e mia mamma di là, quindi alla fine gli spazi sono tanti, però vabbè, non stando di qua, andando a mangiare praticamente da mia mamma, facciamo un po' insieme, però è un continuo, cioè ci guardiamo in faccia ogni volta, ma siamo ancora qua in cucina, perché c'è una cosa, metti via i piatti ed è già arrivata l'ora di fare la merenda per i bambini, è tutto così, sì, è una routine continua che dici, ma che ore sono? A un certo punto, però dai, ci facciamo Adesso passare il tempo anche magari giocando a carte, robe così, siamo in tanti, quindi noi abbiamo la fortuna di avere dei diversivi. vabbè, quello anch'io, gioco a carte di brutto, smanetto così. Però il Sì. E problema è che lui perde sempre e poi si finisce quindi sei inglese. che inizia a tirare parolacce e cose, ho detto vabbè, dai, fa niente,
una volta ogni tanto lo faccio vincere, ma non lo sa, però non diciamogli. Sì, mi sa che stai ascoltando, non volevo dirtelo. Sì, no, perché sentivo il phon, pensavo fosse. No, una volta che quando l'ho fatto vincere gliel'ho detto, c'è anche un po' rimasto male perché mi sbeffeggiava, diceva, ah, hai visto, eh? Hai visto, va, che ero bravo. Poi gli hai fatto Vabbè. vedere la chiusura in mano, magari. Sì, stavano giocando a Ecco, poker. eh. Vabbè. Qua mi dicono anche, le video lezioni con la scuola, quelle no? Le video lezioni con la scuola. No, Tu non ce le hai? Non ti fanno. no, no, noi siamo un piccolo paesino con la scuola piccola piccola, quindi ci mandano i compiti il venerdì. Vabbè, però. E poi vabbè, Sebastian fa la scuola in tedesco, quindi diciamo che le materie principali sono matematica, tedesco e italiano. Ok. E fa qualcosa di religione, ogni tanto gli mandano dei disegnini da fare o delle canzoni da ascoltare. No, gli hanno mandato una cosa simpatica, tipo anche quella di ginnastica, ha mandato dei compiti, ha mandato un video da seguire con tipo una ranocchia che fa degli esercizi per Ah, che farsi come bello. fanno sì. Infatti ho detto compiti di ginnastica, è interessante, guarda. Beh, ma voi avrete un canestrino lì fuori, un canestrone, un Solo te lo campo. faccio vedere, mi affaccio alla finestra. Ce l'hai, un campo No, regolamentare? regolamentare, no, aspetta che c'ho il sole. Però sì, ho la fortuna di avere. Adesso ti faccio vedere anche la mia vallata. Oh, portaci un Questo è po' quello che fuori. vedo. Mamma mia. E lì c'è il canestrino, Eccolo là. quindi diciamo che lo spazio c'è. Spazio Lassù in c'è. cima c'è Bolzano, quindi saluto la mia squadra del basket Oh. rosa, le mie ragazze. E di là invece c'è Trento, adesso c'è il sole, non si vede, però sì, diciamo che non mi posso lamentare di quello Mamma mia, che vedo. molto molto bello. Grazie per averci fatto fare anche questo giro, Questo giro esterno. questo, sì, questo giro virtuale. Allora, nonostante tu sia in dolce attesa, noi ti abbiamo alleggerito l'ultimo gioco scegliendo delle parole da mimare più facili. Ok? Ma non Devo appoggiare scarti il dal gioco. telefono, quindi. C'ho le mani Eh occupate, sì, Marci, non posso. meglio. È Va meglio, bene. meglio. Adesso vediamo se trovo un appoggio. Ma chi è che Aspetta, partecipa? Vedi, no. partecipano le persone che ci stanno seguendo. Ah, va bene. Adesso io ti mando su WhatsApp la prima parola da mimare. Ok? E vediamo. Ah, ma mi devo alzare anche proprio, è una cosa. Vabbè, dai. Dai, potrei usare le mani, no? Aspetta però che secondo me mi scivola giù tutto. Aspetta che mi devo ingegnare adesso. Vai tranquilla, che questa è la parte nostra preferita, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Ma non posso usare le parole, giusto? Cioè, non posso neanche usare i suoni? Vabbè, dai, suoni. Vai, Oh, suoni sì, decidi tu, dai. sei tu la capa. Va bene, Maria De Filippi, i suoni Marcella. sì. Maria De Filippi, vai Marcella. I suoni puoi. E aspetta che mi tolgo gli Dai, auricolari, togli, faccio togli le così. cuffie che urliamo. Io urlo così mi senti anche da lontano. Mi senti? Sì, io ti sento. Yeah. Aspetta che scivola tutto qua. Va bene, devo fare questa cosa. Guarda che Pronti? in nero non si vede niente, sono Vedi, pronta. Fietta, Fietta, che era quella, è Sì, quella che si ok, occupa dietro. delle parole, ha detto sì, i suoni puoi. Ah, grazie, molto gentile, troppo. Quindi, così, Pronti? vede se Vai, vai. mi sta pronto. Non vai piano, Brava. Cioè, vai piano perché non vorrei causare. Dai, ragazzi, lo sta facendo benissimo. Cioè, vi sta dando anche degli indizi. Sci. Guarda, sciare. Guarda qua. Pier e Federica sono veramente super smart. Ma io non vedo che rispondono, però fa niente. Perché hai abbassato, forse hai abbassato i commenti. Vanno in su? Sì. Ah, vedi che mi sono persa tutto. Vai, ok. Ecco perché non vedevi le domande. Me l'avevi tirato giù? Vabbè, vabbè. Ma niente, tanto te li ho letti io, quindi. Vai con la seconda. Brava. Non posso far vedere immagini? No, eh. No, dai, fallo tu. Saprai. Piano, non saltare! Al massimo vado e facciamo una diretta reale. Facciamo 24 ore. Esatto.
Nessuno? Dai ragazzi, Devo fare anche. guarda, qualcuno ha scoperto ora. Roma CB in dolce attesa. Coniglio, 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 eccola qua, la tua amica Adriana ti ha risparmiato. No, no, Toro, Mary. Era sì, era lepre. Cerbiatto? No, dai. Cerbiatto. Come fai a fare il cerbiatto poi? Non saprei. Oh, Quello è un c'è po' una difficile. situazione di bambino per terra, tipo appena nato. Occhio, eh? Occhio a questa. Aspetta, che non vedo. Sì, vabbè, posso usare me stessa. Vabbè, fai finta lì davanti. Aspetta. Vabbè, faccio. Questo poi sopra e sopra, aspetta, arrivo. Voi intanto cercate di indovinare perché aveva fatto una bella imitazione. Cioè, un'imitazione, una bella. Devo usare un prop, però il colore di Sebastian. Cosa c'hai il gesso? Cosa c'hai il pongo tipo? Ah, brava! Pupazzo di neve! Ma tu stai mandando su. Tu stai mandando i messaggi che io ti mando alla tua amica Adriana, così indovina? No, ma siamo in collegamento io e lei, perché siamo Ok. sola, ci capiamo. Abbiamo anche creato un Questo. web. Questa ti servirà. Però questo non vale qua, cioè qua mi serve veramente, vado a prenderli. Va bene, dai. No, dai, non vale. Non c'hai un. Ok. Vabbè, ok, ci sono. Allora, questo che è qua dentro. Vai. E un bambino è questo. Ok. Esplosione. È un'azione che farò spesso, molto spesso, le mamme mi capiranno. No? Puzza anche. Amano qua. Intanto Adriana ha ammesso di essere campionessa mondiale di cazzeggio. Pannolino, Oh. pannolino, grande Federica. Allora abbiamo gli ultimi due che sono facilissimi. Uno è questo, che puoi fare tranquilla. Aspetta, mi metto il piede direttamente in faccia. Oh. Piano, Kat, piano che poi. Ok, No, ma tanto lo devo fare, faccio l'esercizio. ok. Cosa sto facendo, ragazzi? Arrivano, arrivano. Mi vedo che scrivono. Intanto è sposata. Oh. Stretching. Però è via, non c'è. Sono single, mamma single in questo momento. Fino a giugno. E l'ultima, stretching, sì, giusto? L'ultima è un'imitazione. Ho quasi paura. È una persona, di solito lo facciamo sempre. Ti dico solo che la Vignalona, che ha sempre, da sempre litigato con la Cipriani, gli abbiamo fatto imitare la Cipriani. Ah, quindi. Sì, a Melandri, Valentino Rossi e ad Aradori, Aradori ha fatto Hackett. Allora, questa è per i cestisti, prettamente cestisti. E l'imitazione però è. Dai, slegati i capelli. Ah, vero? Grande. Di solito l'angolo la matta che fa sempre questo è una 3 point sempre È anche un po' questo. ricordo solo di aver giocato solo con lei in nazionale sicuro Vi do una mano. grazie aspetta devo tagliare no ma vedi che ho i capelli corti aspetta se vuoi così sono un po' di Oh. corti un po' di biondi Ma che biondi che sono! visto ma sono la dei parrucchieri sono chiusi. Dove vuoi stare te Sì, quando guarda vuoi? qua, infatti io, scusate, vi faccio vedere il metallizzato. Dai ragazzi, è facile! Lo so, Cioè, faccio bene. vi do anche,
Brava, vedi la tua amica? Cioè, ma io avevo fatto anche il ciuffo di Masha. Ci voleva qualche forcina però, Marci. Va bene, dai, va Forcina. bene. Ma come se l'è cavata la nostra cat? Direi molto bene. Hanno indovinato tutto. Bene. Hanno indovinato tutto. Spero di non averti rovinato la giornata, di averti fatto un po' di compagnia. No, spero di avervi fatto ridere almeno, due cavolate Sì, le abbiamo penso. sparate. Anche qualcosa di serio, dai. Vabbè. Qualcosina. Sì. Alla fine l'intenzione è quella di passare una mezz'oretta di aria. Di aria, ci sta. Vi ho fatto Sì. anche uscire. Esatto, ci ha fatto vedere un posto bellissimo e verrò a visitare quando Vi si potrà uscire, aspetto, vi visto aspetto, vi che non aspetto. avrò tante cose da fare, almeno andremo fuori. Ti Grazie. saluto, ti ringrazio Grazie a te, Marci. e ti lascio andare. E facci sapere. Ricordati, però, ricordati la promessa che mi hai fatto, che quando avrai il tuo programma, Marcella De Filippi, Sì? concorrenza a quell'altra, quella, Sì? la regina, mi inviti veramente. Vabbè, Ah, certo. ecco, ok. Devono Allora, ancora, però devono ancora fare il canale su cui andrà dopo. ma quello lo creiamo adesso, tanto adesso troviamo Al tutto. massimo lo farò in gondola Ci sta, ci sta. Vabbè, è una cosa sul innovativa, canale. mica voglio andare negli studi di Canale 5 Italia 1, è No, troppo, no, troppo no, no. scontato. Io vado solo su Canal Grande. Esatto, brava. Grazie ancora, davvero. Grazie a voi, Un saluto Simone. bacione. Un bacio a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, intanto grazie per averci seguito anche oggi. Abbiamo salutato Kat, ma io vi devo dire, vi devo parlare del nostro prossimo ospite, che è Simone Zignoli, ok? Adesso vi dico, per andare a capire chi è questo prossimo ospite, se non lo conoscete, vi consiglio di andare a vedere il servizio delle Iene, ok? Dove c'è Nathan, ok? Voi cercate le Iene, la storia di Nathan, e c'è un servizio in cui c'è un motociclista, che è il nostro Simone Zignoli, che fa un viaggio lunghissimo con questo ragazzo Nathan. Adesso volevo fare una carrambata, vediamo se mi viene. Vediamo. Secondo me mi bidona la persona che sto chiamando. Sto facendo. Oppala! Marci, ma cosa mi inviti? Ho invitato Fifi perché volevo farvi vedere chi è la persona che cerca le parole. Mi sono anche già preso a parole perché stavo urlando. Siamo ancora in fascia protetta, non si può urlare. Volevo salutarti e dirti: sei pronta tu per il prossimo ospite? Guarda qua che ho già le parole pronte. Non fare vedere! Ok, bravissima. Marci, ma secondo te? Sì, però senza la I, mi sa. Ah sì? Ah sì. Non sono sicura, devo andare a Vabbè. controllare. Comunque. Io Vi l'avevo manderò trovato. anche il link magari sulle prossime storie. Adesso ti tolgo e faccio un'altra carrambata, vediamo se mi risponde la disagiata di Ciavarella. Brava, brava. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Adesso mi prendo gli insulti da tutti, ve lo dico, eh. Questa cosa non era preparata e tra un po' mi insulteranno, eh. Anzi, guarda, conto 5. Ciavarella! Volevamo capire, volevamo far vedere chi c'è dietro alle domande della quarantina. Per chi Eccomi. ancora non avesse capito, è Ciavarella, che è in abbigliamento swag. E niente, Ciava, hai preparato le domande per il prossimo ospite? Sto preparando. Devono Ok, essere personificate per perfetto. bene. Perfetto, perfetto. Allora vai avanti a stalkerizzare, ok? Sempre e comunque. Va bene. Ciao, Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok, quindi prossimo appuntamento con Simone Zignoli il 4 di aprile, che sarà sabato, ma questa è ancora più grossa perché avremo un atleta straniera, vi dico solo. Campionessa, vari titoli europei, di tutto ha vinto. Ha vinto l'Eurolega, vince da anni il campionato russo, ovviamente. E l'unico indizio che vi do non è la sua nazionalità, ma vi dico che
gioca a Ekaterinburg, tutto qua. Gioca, o comunque questa stagione era là, ok? Vi lascio con questo suspense. Ciao ragazzi, alla prossima!